Chi muoio non ti manca di muro sulla ye. A Ceraso, anteprima dell'edizione 2019 della rassegna Dialoghi sul male, l'orchestra di Piazza Vittorio ha presentato in Piazza Mazzini il disco L'Isola di Legno. L'evento si è inserito tra gli appuntamenti dell'edizione 2018 di Ambienti Mediterranei, realizzato con il cofinanziamento della Regione Campania POC 2014-2020 e la direzione artistica di Silvano Cerulli. Siamo tutti protagonisti di una bella serata, ecco, siamo tutti qua per ascoltare insieme l'orchestra di Piazza Vittorio e qui vi chiedo un applauso, una bella realtà musicale, ma che attraverso la musica lancia dal 2002 tanti importanti messaggi, la più grande orchestra multietnica, 15 elementi, 15 rappresentanti di altrettante nazioni, quindi questa sera al di là dello spettacolo musicale lanciamo davvero importanti messaggi. L'orchestra di Piazza Vittorio, nata nel 2002 a Roma sotto l'impulso dell'associazione Apollo 11, diretta dal maestro Mario Tronco e composta da artisti di diverse nazionalità, ha realizzato 5 dischi, più di 1300 concerti in tutto il mondo e numerose produzioni teatrali. A Ceraso ha dato ufficialmente inizio all'edizione 2019 dell'evento Dialoghi sul male, realizzato dal comune di Ceraso in partnership con il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, l'Istituto Superiore Armenide di Vallo, l'Associazione Culturale Festinalente e la Fondazione Grande Lucania Onlus. Nel 2019 ci sarà la terza edizione. Sì, porta il nome, un'orchestra che porta il nome di una piazza di Roma, che è il crocevia dell'immigrazione romana, il posto dove gli immigrati vengono perché c'è un mercato multietnico storicamente e vengono a cercare lavoro, cibo, le loro spezie. Con l'idea di trasformare il suono della piazza in una orchestra, è nata l'orchestra di Piazza Vittorio, che ovviamente era un progetto sociale e politico, ma poi adesso è diventato, dopo 16 anni di attività, prevalentemente un fatto musicale e artistico. Quindi ogni ragazzo racconta una propria storia? Ogni ragazzo racconta la propria storia, racconta se stesso tramite il proprio strumento, partecipa attivamente a questo laboratorio permanente dell'orchestra di Piazza Vittorio, dove tutti sono protagonisti, autori, arrangiatori insieme a me.